ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio darvi 12 consigli, svelarvi 12 trucchetti su come addormentarsi in fretta se la sera siete lì che pensate, ripensate a mille cose, la vostra mente non si ferma neanche per un secondo. Vi capisco, ci sono passata anch'io ragazzi, ma è possibile uscirne, quindi voglio svelarvi questi trucchetti che per me sono stati utilissimi, mi hanno cambiato la vita e adesso ragazzi, credetemi, mi addormento in pochissimi secondi quando vado a dormire, quindi veramente le cose sono cambiate da così a così, ma so benissimo che cosa significa soffrire di insonnia ed è una sensazione veramente che non augurerei a nessuno, perché cominci poi già a temere il momento in cui andrai a dormire, perché dici cavolo, ricomincia la tortura, perché di nuovo mi girerò e rigirerò nel letto con mille pensieri e non riuscirò ad addormentarmi, poi mi addormenterò quando sarà già tardissimo e domani sarò di nuovo stanchissimo, quindi so perfettamente che cosa si prova e quindi ho voluto dedicare un video a questo, perché ultimamente mi è capitato di leggere consigli appunto su come fare per addormentarsi in fretta eccetera e ho pensato che è una cosa che io sono riuscita a sconfiggere insomma, e quindi può essere utile un video a riguardo se anche voi avete questo problema. Numero uno ragazzi, e sono la prima a dire che è molto difficile da seguire questa regola, però la cosa ideale se volete addormentarvi in fretta è di dimenticarvi di cellulare, iPad, computer almeno per un paio d'ore prima che andiate a dormire, perché lo schermo del cellulare, specialmente la luce blu dei cellulari se non avete la luce notturna serale che è un pochino più giallo se non sbaglio, la luce blu comunque tiene, vi tiene svegli e quindi è molto difficile che poi possiate addormentarvi immediatamente se state lì al cellulare. Altra regola importantissima ragazzi, e io non sgarro mai, 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 non fate pisolini. Ragazzi, i pisolini sono la morte certa. Se faccio un pisolino, matematicamente non riuscirò ad addormentarmi la sera e poi sarà un casino perché mi addormenterò tardissimo e come vi dicevo prima poi mi sveglierò tardissimo e quindi poi domani sarò stanchissima. Quindi non fate pisolini. Avevo sentito che si possono fare ma fino ad un massimo tipo di 20 minuti, una cosa del genere, quindi cercate appunto di evitarli. Se proprio dovete farli, non fateli durare più di una ventina di minuti perché poi inizia la fase REM e quindi poi il sonno viene completamente scombinato, tutti gli orari vengono completamente scombinati. La cosa migliore per quanto mi riguarda è quella di fare una scelta proprio di non fare mai 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 pisolini. Altro consiglio molto importante, cercate di non portare il computer nella camera da letto, e parlo per esperienza. Se porto il computer e quindi mi metto a lavorare in camera da letto, poi non associo il letto ad un posto in cui vado solamente per rilassarmi e dormire. Non so se riesco a spiegarla bene questa cosa, però se sto al computer a lavorare sul letto, lo associo non soltanto appunto a una zona di relax e comfort, invece voglio che il letto sia soltanto legato al sonno e al riposo, quindi cerco appunto di non portare il computer, il lavoro, nella stanza da letto, perché voglio che sia una zona, un'isola totale di relax. Altro trucchetto ragazzi che funziona, io sono la prima, allora io sono freddolosa quindi mi piace stare in un ambiente caldo, specialmente in inverno vado a nanna, mi piace che la stanza sia calda, tutta al calduccio eccetera eccetera, però c'è da dire che ho notato, ed è vero in effetti, se la temperatura è un pochino più bassa di quella che abbiamo di giorno, la sera riusciamo a dormire meglio, ed è vero, provateci, io riesco ad addormentarmi molto più in fretta se la temperatura è un pochino più bassa rispetto al normale, rispetto alla temperatura che appunto magari ho di giorno in casa, e mi addormento più in fretta e poi dormo meglio, non so come mai, però è vero, l'avevo sentita questa cosa, non ci credevo, l'ho sperimentata e vi posso garantire che è vero. Ok, questa può sembrare scontata, però ragazzi non ci stiamo tanto attenti, almeno quando io soffrivo di insonnia non ci stavo tanto attenta e ho notato che anche questo non era il problema in sé, però contribuiva alla mia insonnia il fatto di bere caffeina
dopo, diciamo, il primo pomeriggio. Allora, io non sono un amante del caffè, ma lo sapete, sono un amante della Coca-Cola, quindi, e dei tè. E quindi mi sono resa conto poi che in quel periodo bevevo un sacco di tè caldi, e questo appunto mi teneva sveglia fino a tardi. Era anche questo, naturalmente, certo, i mille pensieri eccetera eccetera, però era anche questo. Quindi la cosa migliore, ragazzi, è evitare assolutamente tè, caffè, Coca-Cola e qualsiasi bevanda o qualsiasi cosa che contenga caffeina, teina e tutti quegli stimolanti che non ti fanno dormire. La cosa migliore sarebbe, diciamo, dopo mezzogiorno, così avevo sentito, però la regola che seguivo io era dopo le 15. Adesso devo dire che anche se bevo un sacco di Coca-Cola a cena, perché la bevo tendenzialmente soltanto a cena, non ho nessun problema ad addormentarmi. Sarà perché ascolto tutti gli altri consigli, ma per quanto mi riguarda la caffeina non è più un problema. Lo era, ma non è più, e riesco tranquillamente ad addormentarmi. Quindi non toglietemi la Coca-Cola Zero, ok? Perché neanche con questo riuscirete a farlo, ok? Ok, ragazzi, questo vi potrà sembrare una cavolata, ma vi giuro che funziona. Se vi concentrate sul vostro respiro, vi addormentate. Non so come mai, ma questa cosa mi aveva salvato. Mi ricordo che l'avevo sentita in un episodio di The Mentalist tantissimi anni fa, proprio in quel periodo in cui soffrivo di insonnia, e mi sono detta: cavolo, devo assolutamente provare. E ragazzi, ho provato, e mi ricordo ancora quella sera mi sono addormentata subito, e la mattina dopo ero tipo: oh mio Dio, funziona, oh mio Dio, funziona davvero, non ci credevo, ma funzionava davvero. Concentratevi sul vostro respiro. Il consiglio era di contare uno quando si inspira e due quando si espira, uno e due, e poi respirare con la pancia, non con... insomma, non qui, ma con la pancia, che respiri profondi. E ragazzi, vi assicuro che funziona. Io non so come, non so che cosa ci sia dietro, ma funziona. Provateci, non pensate ad altro, contate e respirate, e poi domani tornate su questo video e mi commentate e mi dite se ha funzionato oppure no, perché su di me è stato, cioè, catartico, è stato un momento, un'epifania. Altro sbaglio che facevo anch'io era di pensare alla giornata successiva quando andavo a letto. Quindi la cosa migliore sarebbe organizzare la giornata successiva durante la giornata corrente, ok? In modo da non andare a letto la sera per poi dover iniziare a pensare: ok, ma domani devo fare questo, come devo farlo, a che ora devo farlo, che cosa va. Quindi la cosa migliore è pianificare la giornata, appunto, durante la giornata. Così la sera, quando andate a letto, non dovete stare lì a pensare: ok, cosa devo fare domani, come, quando, non devo dimenticarmi questo, non devo dimenticarmi quello, perché insomma l'avete già organizzata e potete stare a mente libera. Altro consiglio super utile, ragazzi: se vi viene in mente qualcosa la sera quando siete a letto, state cercando di addormentarvi, se vi viene in mente qualcosa che dovete scrivere, qualcosa che dovete fare il giorno successivo, il mese dopo, che ne so, vi viene in mente qualsiasi cosa che dovete scrivere, fatelo subito, non state lì a pensare: ok, devo ricordarmelo, perché questo pensiero vi terrà svegli, e io ne so qualcosa, mi è capitato molto spesso. Quindi scrivete, o vi tenete un quaderno sul comodino, oppure molto più semplicemente lo scrivete sulle note del cellulare. Cercate però di non tenervelo nella mente, altrimenti per la paura di dimenticarvelo non riuscirete ad addormentarvi. Quindi segnatelo subito e vi togliete il pensiero. Camomilla, ragazzi, non mandatemi a quel paese. Lo so che è super super scontato come consiglio, però mi aiuta tantissimo, perché uno, naturalmente ti rilassa, e si sa, la camomilla insomma fa bene prima di andare a nanna, perché poi dormi meglio, insomma ti addormenti più facilmente. Però io ho notato che mi rilassava tantissimo anche lo stomaco, quindi magari quando avevo qualche preoccupazione o magari ero un po' tesa, un po' nervosa, insomma qualsiasi cosa, bere una buona tazza di camomilla tiepido calda, non aspettate che sia troppo fredda, perché anche appunto il calore aiuta tantissimo a rilassare lo stomaco. Appunto, riuscivo a rilassare diciamo anche i muscoli dello stomaco, e quindi se avevo un po' di tensione riuscivo a rilassarmi e quindi ad addormentarmi. Quindi provate veramente la camomilla. So che lo dicono tutti, ma lo dicono tutti perché funziona davvero, regola le fasi del sonno ed è molto molto utile. Altro consiglio utilissimo che io non posso fare, ragazzi, perché essendo una youtuber filmo in qualsiasi momento, quindi ho
sempre un sacco di luci sparaflesciate addosso, però se volete addormentarvi in fretta la sera, un consiglio molto utile è quello di abbassare tutte le luci in casa da metà pomeriggio in poi, così piano piano vi abituate alle luci più soffuse, perché le luci forti tendono a tenere il nostro cervello sveglio. Quindi se abbassiamo tutte le luci in casa appunto da metà pomeriggio in poi, piano piano i nostri occhi tendono ad abituarsi alle luci più soffuse, il nostro cervello piano piano va a, diciamo, non a spegnersi ma va un attimino a rallentare, arriva la sera e appunto possiamo prepararci piano piano al sonno abbassando tutte le luci. Poi è anche un'atmosfera bellissima avere le luci soffuse in casa, e in più ci prepara al sonno e ci rilassa, quindi niente di meglio. Altro consiglio, ragazzi, e qui sono curiosa di sapere quanti di voi spengono completamente il cellulare o comunque spengono completamente tutti i suoni del cellulare. Scrivetemelo nei commenti, perché secondo me non tutti spegniamo la suoneria la notte. Io mi sono abituata, non lo facevo una volta, adesso mi sono abituata assolutamente a mettere la modalità aereo quando vado a nanna, nessuno mi disturba, perché ragazzi, qualsiasi notifica, anche una vibrazione, se soffrite di insonnia, avete difficoltà ad addormentarvi e magari vi svegliate spesso durante la notte, qualsiasi piccolo rumore, anche la vibrazione del cellulare, naturalmente disturba il sonno. Quindi la cosa migliore, ragazzi, è modalità aereo tutta la vita, oppure, non lo so, spegnete la suoneria, togliete qualsiasi tipo di notifica e suono, in modo che niente e nessuno possa svegliarci. Chiunque può aspettare fino a quando ci suona la sveglia, ok? Molto importante, secondo me. Non tutti, sono curioso di vedere che cosa mi scriverete nei commenti, se voi spegnete tutto quando andate a dormire oppure lasciate il cellulare, i messaggi, insomma la suoneria attivata. Ultimo consiglio, ragazzi, che poi era stato utilissimo per me: se vi girate e rigirate nel letto per un sacco di tempo, la vostra mente non si ferma, continua a parlare, a pensare a mille cose, non riuscite a farla stare zitta, la cosa migliore è alzarsi dal letto, fare qualcos'altro, distrarsi un po', fare qualcosa che ci rilassi, no cellulari e schermi però, ma fare qualcosa che ci rilassi per una quindicina di minuti e solo dopo ritornare a dormire. Questo è un consiglio che avevo sentito da degli esperti e devo dire che mi ha salvata, perché passavo delle ore, veramente delle ore nel letto a pensare, a ripensare, e stavo sveglia, non riuscivo a dormire, e poi ho notato che se invece mi alzavo, mi distraevo un pochino per 15 minuti, mezz'oretta, e poi tornavo a dormire, a volte, non sempre, ma a volte riuscivo ad addormentarmi subito, mentre se rimanevo a letto ero certa di restare lì per delle ore. Quindi questo consiglio mi è stato molto utile e sono sicura che lo sarà anche per voi. Quindi ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero davvero che questi consigli vi saranno utili, per me lo sono stati, quindi poi fatemi sapere nei commenti se li mettete in pratica, mi raccomando. Io vi mando un bacio grandissimo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video se vi è piaciuto e attivate anche la campanella così non perdete i prossimi video. Io vi mando adesso davvero un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Vi abbraccio forte 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 forte. A domani, ciao.